Trasmettiamo le interviste di Telearcobaleno 1 a cura di Vito Sansone. Buona visione. Policastro Bussentino dal 27 al 29 giugno, seconda edizione di Cilento Experience, questa serie di eventi finanziati dalla Regione Campania. Il clou saranno due concerti molto attesi. Sì, è un fine settimana di giugno che vuole promuovere la musica, una musica che ha un interesse nazionale e internazionale, perché questo territorio merita questo, ma soprattutto l'intento dell'amministrazione è di promuovere questa meravigliosa terra che è il Golfo di Policastro. Il Golfo di Policastro è una terra meravigliosa che pochi conoscono e che vale la pena visitare. Quindi è un'opportunità tramite la musica trainare, trascinare, coinvolgere più persone che possono cogliere questa bellezza meravigliosa e farci, diciamo, visitare durante il periodo estivo e quindi perché la nostra ricchezza è il turismo. Questo territorio sta morendo, ci stiamo spopolando. Viviamo una crisi epocale, il sud, ma in modo particolare le piccole realtà, i piccoli paesi. Quindi è la scommessa che ogni comunità, ogni paese, invito tutti gli amministratori, i colleghi, di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo e alla conoscenza di questo territorio perché è l'unica fonte di ricchezza per far sì che i nostri figli possano restare nella terra dove si è nati, altrimenti fra 20 anni non ci resterà più nessuno. Questa è la scommessa, ma soprattutto l'invito ai cittadini e agli amministratori di vedere questo territorio come lo vedono chi viene per la prima volta in questa terra e resta incantato. Il Golfo di Policastro, tra mare e entroterra, nella sua interezza, morfologicamente, a livello ambientale, a livello culturale. Quindi la grande scommessa, la grande sfida è la realizzazione della città del Golfo di Policastro con la fascia costiera che va da Scario, attraversa Policastro e arriva fino a Sapri e dalla fascia all'entroterra che coinvolge ovviamente Torrosaia, e Casaletto Spartano, Tortorella, Morigerati, Caselle, Sanza, Alfano, Rofrano, San Giovanni a Piro. Quindi questa è la scommessa, questa è la scommessa, questo è il progetto, questo deve essere un progetto che tutti dobbiamo sposare se vogliamo veramente un futuro certo. Abbiamo spiegato gli intenti di questa manifestazione, adesso illustriamone i dettagli dal 27 al 29 giugno, appunto. Allora, il 27 ci sarà Giusy Ferreri, una grande artista. Che chiaramente coinvolge i giovani e i meno giovani, e quindi questo era l'intento. Inizialmente volevamo portarla proprio al capoluogo Santa Marina, per un problema tecnico di sicurezza non è stato possibile. Ci siamo impegnati comunque il prossimo anno faremo una grande manifestazione anche a Santa Marina, oltre che a Policastro. E il 29 avevo promesso ai ragazzi giovani che rappresentano il nostro futuro e che volevano un rapper di fama, noto, che coinvolgesse tanti giovani da tutte le parti. Abbiamo scelto Lucchè. Noi con i soldi tra i due artisti e tutte le spese generali non entravamo nel finanziamento, ci siamo impegnati come amministrazione di aggiungere una somma, diciamo, in più per consentire comunque due grandi artisti nella nostra terra. Quindi è una manifestazione che coinvolge i meno giovani, cioè la seconda e la terza età, è una manifestazione il sabato che coinvolge i giovanissimi, che rappresenta il nostro futuro. Quindi il 28, viceversa, venerdì ci sarà anche una manifestazione di danza, di ballo sul porto, ma cercheremo di organizzare altre vende affinché ci sarà un fine settimana dedicato alla musica nel Golfo di Policastro, in particolare a Policastro, sul porto di Policastro, per far arrivare tanta gente, sempre più gente, per far conoscere le nostre bellezze e che rappresentano la nostra risorsa per dare un futuro certo ai nostri figli.